Meglio? Sì. Sì. Beh, è inutile che dico che è lui, dai. Io sono il figlio legittimo di Maurizio Costanzi, sono qui a fare outing. Se mi guardi bene, chi deve è? Essere Inc. Esatto. Sì, sì, grazie. Anche il figlio, anche il figlio legittimo di Scotti. Sì, ci potrebbe un ibrido, sono accoppiati loro due e sono nato io. Dai, Steve Lamura, lo conoscono tutti. Oh, micchia. Tutti mi conoscono. Personaggio delle storie. Sì, storie fotoniche fai. Ti piacciono? Da matto. Ti diverti? Sì. Ti intrattengo? Sì, sì, sì. E sì, allora sì. Sta andando bene. Da matto, da matto. Anche se non ho capito ancora cosa usi per fare l'editing. Io uso Just It. Ah, okay. È un'app incredibile, tu sì? Ordini l'editing a casa fai e ti arriva, incredibile, la bomba. In realtà se vuoi te lo dico, facciamo questo scoop, sì? Così nelle storie non me lo chiedono sì, più sì, sì, sì. Uso che è un software come un altro, cioè alla fine sono tutti uguali, alla fine sì, è quello che c'è dietro, cioè la... sì, non cambia niente, è la fantasia. Il Movie Maker è sempre lo stesso, i programmi sono tutti uguali, tutti si assomigliano uno con l'altro, alla fine è sempre il tuo tocco come in tutte le robe che fa una cosa divertente piuttosto che... La vera difficoltà di fare video è il coraggio di esporsi alla propria telecamera e rimanere se stessi, esatto. Senza... Quell'imbarazzo lì, quella è la vera cosa difficile. Poi l'app per montare i video, voglio dire, scrivi su Google, app per montare i video. Sì, cioè, ce n'è una quantità. Just It, scaricate tutti i Io uso Just It, sì, sì, sì. Tatuaggi. Sì. Com'è sei entrato in questo mondo? Com'è che hai fatto entrare in questo mondo? Allora, io sono entrato in punta di piedi, pensando di non essere adatto a tatuare. Volevo fare in realtà inizialmente il segretario di un altro tatuatore, okay. E tenere gli appuntamenti eccetera, perché avevo bisogno di un lavoretto con cui mantenermi, dato che in quel periodo ne avevo bisogno, e caso vuole che il tatuatore in questione fu qualche anno fa mio fratello maggiore, okay. Che nel frattempo aveva seguito la sua ascensione, la sua propensione al tatuaggio, ha aperto un piccolo studietto in provincia di Milano. E ha capito che come segretario eri una capra. Facevo cagare, mi dimenticavo un sacco di roba. Ciao, no, ragazzi, no. Metti dietro a guadagnare. Ciao. Da lì ho capito che avevo trovato una cosa importante, perché io ho sempre avuto l'esigenza, da quando ero bambino, ragazzino, di trovare qualcosa con cui esprimermi. E il tatuaggio mi ha dato la possibilità di farlo. Non sono andato su tela o altri lavori che comunque ti danno la possibilità di poterti esprimere creativamente. Però il tatuaggio ha una duplice caratteristica, che è quella che ti consente di esprimerti e allo stesso tempo, non mi vergogno a dirlo, ti permette anche di avere una remunerazione, dato che è un lavoro artigianale. Ah, certo. È un ibrido tra arte e artigianato. Certo. Ecco perché. Mentre gli altri lavori sì, potevo esprimermi, ma alla fine non riuscivo a farlo a tempo pieno, nella mia giornata lavorativa. Il tatuaggio, quando ho scoperto che il tatuaggio mi permetteva di poterlo fare, lì mi si è aperto un mondo. Infatti basta. A me quando chiedono cosa fai dico l'artigiano, non dico l'artista. Chiaro, chiaro, ma sì, ma perché tecnicamente tu sei più artigiano che artista. E l'artigiano fa arte comunque, non è sì, che non sì. Fa arte. Poi artista ormai è un termine super sdoganato anche sui social. Secondo me è un termine che ti devono dare gli altri. Chiaro. Non ti devi buttare in bocca tu. Sì, sì, sì. Tu chi sei? Tu sei qualcuno che fa qualcosa. No, no, chiaro. Poi qualcuno ti può dire che è arte, qualcuno ti può dire l'arte, può essere anche un'idea, un'intuizione, non deve essere proprio sì, qualcosa che fa. Sì, qua apriamo un discorso veramente però nel immenso, senso, però... Sono un artista. No, sì, no. Ma adesso basta che ti metti le carote in culo su Instagram, fai due like. Dipende come le metti le carote. Perché certo, se c'è certo. Arte. Esatto. Dipende come le metti. Basta una carota in culo. Fantastico, sì, fantastico. Sì, sì. Possiamo dire culo, sì. Non lo so, metterai sì. Tipo le scorregge per no, coprirmi, no. Tipo la censura scorreggia. Sdoganata la Maionchi in TV, penso sì, che ormai sì, sì. Possiamo dire. Sì, vaffanculo. Sì, è quella, esatto. grande. Possiamo grande. Dire tutto. Spacca, spacca. Influenze giappo. Sei appassionato di giappo? Cartoni, anime, allora, manga? Sì, ho avuto una grossa influenza grazie all'epoca. Io sono del 1992. Ok. Ho 27 anni quest'anno. 1900. Wow. Dirà qualcuno. Non sei un millennial. Nel 1900. No, e in quell'epoca lì gli anime sono arrivati grazie a MTV Anime Night, che
che era un canale musicale di giorno, e di notte aveva questa rubrica sugli anime. Ed è stato il primo channel ufficiale italiano che trasmetteva i primi veri anime, no? Evangelion, alcune versioni di Kenshiro censurate, sì, i primi Dragon Ball. Sì. Da lì poi Mediaset ha abbracciato la roba. Guarda quanta pubblicità faccio alle emittenti nostrane. Hai visto. E da lì mi si è aperto anche qui questa roba qui. Sì, arriva sicuramente da lì la voglia di fare anime. E poi l'ho messa nei tatuaggi perché avevo bisogno di uno stile, di una gamma di soggetti che mi permettessero di migliorarmi tecnicamente. L'anime, secondo me, essendo molto solido, devi saper usare linee fini e spesse, devi saper saturare, devi saper sfumare, devi saper poggiare il tatuaggio anatomicamente proporzionato sul fisico del tuo cliente. Cosa che anche in realtà gli altri stili fanno. Vabbè, comunque. Però noto che sì, nell'ultimo anno e mezzo mi sono fatto, diciamo, uno zoccolo duro di lavori proprio a livello curriculare, proprio in quel segmento lì, anime manga, anche se inizialmente non ho iniziato. Hai fatto un po' di tutto, sì, fatto... sì. Factotum anche, come tutti. Anch'io avevo una signora scimmia prima per i manga, però sì. Io sono del 1982. Ci passiamo 10 anni, cazzo. Però i tuoi baffi ti aiutano a essere più dinamico, hai visto il tuo baffo, te lo invidio. Io ero scimmiatissimo con Ranma all'epoca. Ah, Ranma mezzo. Ranma. Poi lì Dragon Ball, ma con i fumetti, grande. Che c'è ancora sulla versione originale, anch'io, prima anch'io. Stampa. Ma va, sì. Però sì, avevo delle scimmie anch'io, vabbè. L'uomo tigre che inscegliva. L'uomo tigre era l'uomo più spigoloso del mondo. Tigre! Tiger Man! Tigre! Sì, la sigla spaccata. Erano belli, a me piacevano tantissimo. Poi sì. Era il classico Lupin, piuttosto che, però a me piacevano tantissimo. Arriva da lì. Ma ormai ero scimmiatissimo perché c'era il nonno, poi che era... Apposai, che rubava la biancheria intima. Epico, aveva allenato il padre che è Masautome. No, ma sono sbagliato. Un fottio, mi piaceva un fottio. Capisco. Tutto era tatuaggio anche altro? O fai soltanto manga? Sì. Tatuo anche altro. Ho delle parentesi che comunque esulano quello che è unicamente anime manga. Non lo pubblico perché nell'ultimo annetto ho voluto nella mia vetrina social spingere più in quella direzione, perché chiaramente è la roba che al momento mi entusiasma di più di tutto. A parte Instagram. Instagram, vabbè, ovvio. Mi chiamano Ferrari. Vabbè, è il tuo piccolo sfogo, no? Sì. Oddio, ma in realtà va a sopperire l'esigenza di avere una comunicazione più fresca, perché quando mi sono approcciato in questo ambiente, ognuno la pensa come vuole, ho visto che comunque la comunicazione era molto scarna e molto legata a dei macrosistemi pieni di ruggine, dove esporsi non si deve fare, e se si fa, lo si fa con dei canoni dettagliati. Ma io se lo fai non puoi farlo però di là. Chiaro, se vai di qui non puoi far di là, se accarezzi i gatti non puoi baciare i cani, se mangi la frutta non mangi la... Queste robe qua, e io avevo l'esigenza di abbinare ai miei tatuaggi a un lavoro fatto bene, perché è importante comunque fare lavori fatti bene, affiancare poi un'esposizione social, comunicativa, di intrattenimento, eccetera. Però esporsi soltanto quando, secondo me, hai un livello soddisfacente. Cioè, secondo me, esporsi coi social, quando la roba che fai, sostanzialmente, il tatuaggio, che è il tuo principale impiego, non lo sai fare, è un'arma a doppio taglio, secondo me. L'ho fatto soltanto quando avevo questa base. È vero, però, che tu la vedi così per le persone che capiscono quello che tu fai, quindi l'ambiente artistico. Però per il 90% delle persone, certo. Il convinto appaga, sempre e comunque. A voi. Se anche sei una capra, ma sei davvero convinto, prendi il 90% di tutte le persone. Sì, ma il problema è che convinci tu stesso, cazzo, sono convinto io, vuoi che non convinco un altro? Chiaro. Però è vero che dal display del telefono la puzza di merda non la senti. Però prima o poi arriva. Secondo me puoi magari ingannare inizialmente in principio. Però l'umile fa molta più fatica a far strada. Sì, sicuramente l'abito fa il monaco se non te ne intendi di vestiti. E il monaco fa anche gli abiti, secondo me. Sì, con che ago? Col magnum o con lo shader? Con quale luce? Non lo so. Qual è il tuo ago? Non sai che non me l'aspettavo, fratello. Non le ho viste le altre interviste, non me l'aspettavo, fratello. Qual è il tuo ago? Il mio ago è... Allora, sono indeciso tra il magnum bianco e il magnum con le mandorle. No, e ti dico, il mio ago è sicuramente 14 round shader RS. Faccio tutto con quello. La linea, la sfumatura e il riempimento.
soprattutto il riempimento. Spendi un cazzo. In realtà ne cambio tipo 4 a ogni tatuaggio, okay. Perché mi si riempiono di vabbè, non è molto bello di entrare, okay, però vabbè. Carta, Scottex, panno carta. La vaselina che poi ti vabbè, che faccia metti. Vabbè. Esatto. Sì, ci sta. Poi sappiamo benissimo che tu sei molto pro a spingere i tuoi sponsor e quindi vabbè, ci dirai sicuramente le macchinette che usi. Come fanno la coda gli sponsor? No, io ti dico... Loro non lo sanno, ma lui ha una battaglia. No, in realtà allora tutto nasce perché le persone che mi seguono chiedono che aghi usi, che colori usi, quale lacca usi per i capelli. Chiaramente io brand non ne voglio mai citare, a meno che questi brand comunque non abbiano un rapporto lavorativo con me. Io citerei tutti, una volta vivi. Sì, tutti. Colori usi, e te, tutta la lista. Tutti. Ma perché, cioè, alla fine paghi tutto, costa un fottio fare le robe di qualità. E è un po' egoistico, un po' venale, me ne rendo conto, però mi infastidisce far pubblicità a qualcuno che fino a un anno fa, quando andavi lì, ti trattava pesci in faccia con un numerino. Okay. Quindi pubblicità gratuitamente non se ne fa, perché comunque su Instagram e su pelle, ma soprattutto su pelle, voglio ribadire questo concetto, noi spendiamo un sacco del nostro tempo, un sacco della nostra fatica, un sacco dei nostri soldi. Sì. Cioè la giornata non finisce mai. Sì. Quindi per il tempo che uno ci mette dentro, se la roba funziona minimamente, è giusto che ti deve tornare qualcosa in cambio. Categoria. E sai, sì, è vero. Spezzo una piccola lancia, che non so se i supply sono vecchi o se non hanno ancora capito bene come funziona questo mondo qua, perché loro pensano che sia tutto gratis. E c'è tantissima gente famosa, ma davvero famosa, che perché mette sotto il nome venderebbero il culo al diavolo. Chiaro. E dice no, mi vuoi, io ho studiato, ho sprecato tempo, energie, è così che funziona. Certo. Non è che è gratis questo mondo, perché... Se ti metto il marchietto, incido sulle tue vendite, sì. Ti faccio guadagnare di più? Sì. Allora è giusto che io sono socio in questa trattativa di pubblicità. È vero. Cioè non puoi pretendere e non dare niente. Poi se prendi la marchetta del cazzo, no, ma se prendi le marche classiche, famose in tutto il mondo, non è come colorano, ma come lo stendi tu il colore. Certo. Non c'è colore che non colora. Non puoi venire a dire, a me piace quello perché colorano satura. Non è vero, sono leader mondiali. Può piacerti uno che è più brillante, uno che è più opaco, uno è pastelloso. No, però tutti colorano, quindi non te ne dici che colore o che aghi, anche lì. La moto in concessionario la può comprare chiunque. Sì. Però se non sei un manico, alla prima curva vai giù. E così anche le macchinette. E così anche le macchinette. Così la macchinetta fanno fino a un certo punto. Sì, lì sono d'accordissimo. Ti posso dare in mano la macchina, a meno che non è un CNC che disegna da sola. Sì, esatto. Se tu te la devi muovere, devi muovere. No, sono d'accordissimo con te sotto questo aspetto. Le devi muovere. Grande. Progetti futuri? Diventare donna. No, ma sei già sulla buona strada o devi iniziare? Ho chiamato un amico a Casablanca, dicono che lì sono bravi, adesso mi sto informando. Okay. No, a parte gli scherzi. Fare le storie di questa cosa, di questo percorso. Certo, mentre me lo tagliano, metto tutto in rete, fantastico. Sai le views come schizzano, fior di views. Ma dolore nudo spinge tantissimo. Ma bro, ormai social tutto, anche le trasformazioni. Sì. No, a parte gli scherzi... Sto per aprire una realtà molto particolare a livello di studio di tatuaggi. L'anno nuovo mi vedrà le prese con il mio posto. Non voglio definirlo studio perché sarà un open space, quindi non è uno studio normale, dove potrò fare anche robe parallele e complementari al tatuaggio. Adesso sembro, sai Aldo Giovane Giacomo quando spiegano che hanno la ferramenta? Creiamo supporti per grandi situazioni. Insomma, abbiamo una ferramenta, esatto. Dopo non studio tatuaggio. Non studio tatuaggio più grande. No, sarà seria. Per semplificarlo, senza amore. Esatto, sì, senza finestre, quindi caldo, freddo, entra tutto. Beh, però tu hai già un tuo studio con tuo fratello. Con mio fratello e un mio amico delle scuole superiori. Conosciuto nella prima superiore, siamo in tre e siamo noi tre che abbiamo aperto questo studio in società e le cose sono incastrate, da una parte mio migliore amico, dall'altra parte mio fratello,
a livello lavorativo una bomba. Ma ti seguono o sarà una cosa tua? Tua, praticamente tua? No, no, mi seguiranno, okay. Mi seguiranno, voglia. Inizialmente partiva come una cosa solo mia e invece... Hanno creduto in te? Sì. È più semplice ancora la cosa, si spostano. Chiaro. Cioè, andiamo nello studio di fronte. Si stanno spostando. Al paradiso della brugola. Vedremo. Fantastico. Hobby, cosa fai quando non fai stories, quando non fai tattoo? Sì. Il tuo tempo come lo occupi? Non ho tempo, è disegnare, tatuare, torno a casa, comunicazione social, vado a dormire. Così il loop, a volte mi brucio le domeniche e mi brucio anche le vacanze estive. Quindi non ho più tempo per gli hobby. Ti porta via un po' sta roba di adesso, a parte gli scherzi, sì, le storie, sì, sì, Instagram. No, non sto scherzando, adesso mi porta via, non ho più tempo per me. Adesso sembra l'angolo c'è posta per te, ho fatto finire anche una relazione per questa ragione, ho sacrificato tutto, per ho un obiettivo e per arrivare in quell'obiettivo voglio sacrificare tutto, ma non voglio fare il martire, no. Però se vuoi farlo bene in un'epoca in cui tutti lo fanno, a livello numerico, a livello quantitativo, in una via di Milano ci sono 40 studi, quindi è normale che devi lavorare sulla qualità e sull'originalità, e questo impiega o un lavoro. O sulla tradizione, quindi torni indietro. Ok, sei un purista, certo. O se no, cose nuove, fresche. Sarei un ipocrita a dirti che sono un tradizionalista, ma anche per una questione prettamente anagrafica. Ho delle influenze troppo diverse da chi arriva anche dal decennio prima. E poi... Un riferimento puramente casuale, un decennio prima. Ti vogliamo bene. Sei uno di noi comunque, lui è giovane. È giovane dentro. No, e poi secondo me la grande responsabilità... la spiego meglio questa. La spiego bene. Vai. Perché può essere una roba... È serio, che momento serio sono, di spiegare. Sono molto serio, sono momento molto serio. Quando abbiamo iniziato... E ti assicuro che avevamo tutta la voglia e la testa bassa del mondo di imparare. Ti parlo da 17enne che entri in studio a chiedere una postazione, non dove lavorare, dove assistere al lavoro, dove pulire il bagno, dove pulire il vetro della vetrina dell'esposizione. Quindi entrare da servo, come giusto che sia per imparare. Sì, la metto giù male, la metto giù dura, però per far capire e far arrivare il concetto. Noi eravamo la generazione, avevamo 18 anni nel 2009 circa, volevamo imparare questa roba, abbiamo preso un sacco di porte in faccia, non c'è stata comunicazione tra la generazione prima e la generazione nostra. Spero che la nostra generazione comunichi con quelli più giovani che verranno dopo, però in virtù di questo, la tradizione... Stiamo comunicando con i giovani. Sì, assolutamente. Assolutamente, però capito, capisci che è un prato fiorito per adesso, eh? Adesso ci sono seminari, chiaro. Ora puoi, se vuoi, in qualche modo, pagando, fidati che gli anni prima di tuoi dovevo andare a Roma a fare un seminario, certo. Insomma, cioè, perché è vicino, però ripeso più sul serio se volevi fare il tatuatore. Oggi se tu vuoi fare il tatuatore sei comunque visto come un coglione, come uno che non sa cosa fare. Ah, ok, l'ennesimo. La mia generazione voleva fare il calciatore da grande. Adesso comunque il ragazzino apre Instagram, vede che il tatuatore c'ha i like, pensa che fa una marea di soldi, ha i sponsor e vuole fare tutta, okay, voglio fare tutta la parte bella. Vedi solo la punta dell'iceberg. Non che sta in piedi la notte a disegnare. Sì. Steve fa le storie. Ecco perché sta... No, in realtà c'è dietro un lavoro. Guarda quanto tempo c'ha per... Tanto tempo libero per fare le storie. Fidati. Ho delle occhiaie che dentro ci puoi mettere i colori. Invece che metterli sul davanzale, li metti sulle occhiaie. Ci sta. È un vortice. Alla fine il tatuaggio è un imbuto. Tu ti avvicini perché sei affascinato a 360 e non ti rendi conto che pian piano vieni proprio ingoiato dall'imbuto, capito? La prendi molto alla leggera, magari all'inizio, alla larga. Sì. Io mi sono trovato proprio a prenderla molto con ampie vedute, ma mi sono reso conto che il sacrificio che c'è dietro. Poi mio padre che fa l'operaio mi dirà: ma vai a fanculo. Cioè, di che sacrificio stai parlando? Vai in ditta, prendi calci in culo dal capo, lavora la domenica a Natale, d'accordo. Conosco quel tipo di sacrificio perché mio padre e mia madre sono operai. Però è un'altra forma di sacrificio, capito? Non puoi metterla sul faccio il tatuatore perché sono un coglione, perché non ci voglio fare niente, perché va di moda e voglio... Non è vero, non è così. Chi si approccia è giusto che abbia ben chiaro in mente
che è sacrificio, c'è sacrificio, tanto sacrificio. La roba che deve passare, cioè io sono negli ultimi, nell'ultimo anno e mezzo, due, io sto riuscendo a mantenermi col mio lavoro, che è uscito fuori uno stipendio, ma i primi anni, cioè io c'erano sere che chiudevo lo studio, ma veramente piangevo, perché dicevo, cazzo, qua mi sa che, cioè, mi sto indebitando, non entrano i soldi, non entra il lavoro, non ti aiuta nessuno, chiaramente, perché il game è competitivo, è severo, ti mangia vivo. E quindi c'è, cioè, anche sta roba che il ragazzino vuole iniziare, ci sta, ma deve rendersi conto che non è che parti, ok, allora adesso da qui in poi fai 500 euro al giorno e poi e fai la web. All'inizio mi facevano fare tutto, cara grazia, che ti davano i soldi e la possibilità di fare, certo, tutto. Io gli infiniti, che non lavora in studio, ma io gli infiniti li ho adorati. E poi ti fa fare scuola, tutti buttano a merda, l'infinito, la scrittina, quella roba lì è a scuola. B, quando hai uno studio tuo, hai la partita IVA, hai le spese, eccetera, tu, secondo me, se sei una persona che veramente non ha il culo parato, preghi Dio che ti entri in studio un infinito al giorno. È vero, è vero. Poi con gli anni è vero, quando arrivi a fare le tue cose con i tempi che tu usi, è un'altra cosa. Ma quello è un percorso. Però, cioè, sfido a dire che nessuno di noi ha mai dato un pezzo gratis pur di fare quel pezzo lì che gli piaceva. Non nascondiamoci dietro. No, io ho regalato alcuni a voi. I tuoi tre primi manga e i miei tre primi real, così era. È interessante. Sì, era interessante, era proprio una visione. Ehi, vuoi fare il tatuatore? No, ci siamo tornati leggeri. Sì, per forza. Obby, Rob, non ne hai, se no, vabbè, gli hobby che ho alla fine si conciliano col tatuaggio. Esatto. Quindi mi guardo il manga, mi leggo il manga, mi guardo l'anime, faccio un viaggio. Prima lo facevo solo per gusto personale. Adesso il viaggio, vivere la vita vera, l'avventura, non sai che cosa ti capita in viaggio, non è la quotidianità, quella è l'ispirazione che poi metti nel tatuaggio. Quindi prima avevi il tatuaggio e tanti hobby, adesso tutti gli hobby, perlomeno nel mio caso, vanno a convogliare nel tatuaggio. È molto più facile perché è un ambiente. Cioè, viaggio per tatuare meglio, capito? Faccio un mese di pausa in vacanza, vado in Thailandia, mi serve per tatuare meglio. Vai a fare anche sketch in posti strani, ho visto. Sì, a volte sì. Sì, sto facendo un percorso un po' particolare. Con i dottori bravi, sto facendo un percorso. Sì, guarda, due volte alla settimana sono sul lettino, dimmi che problemi hai. No, a volte vado in posti un po' particolari, ho abbandonati, vicino a casa mia ho Città Satellite, che è un Luna Park di quando ero bambino, e oppure c'è il manicomio di Mombello, vado lì con degli amici a disegnare, ma non guardarla col creepy, no, in realtà è interessante, vado all'Esselunga nel reparto salumi, la mortadella, però sarebbe molto più figo, è chiaro, i salami disegnati, no, prendi la mortadella col pistacchio e dici, adesso la disegno, se ci sta, un pollo Amadori tribale. Figo. La fase che non faceva nomi a disposto. Amadori, raga, Esselunga. La massoneria mi paga. Dov'è? Amadori mi paga, raga. Mi paga per... mi scascia, raga. Vuoi fare qualche domanda? No. Volevo farti la domanda che faccio a tutti. Ehi, nomina tre amici. Ehi, tu. Riceverai un omaggio all'899. 9292. Ci sta. Vuoi che ti nomino tre persone? Ma io non ho capito sta domanda che fai. Io posso andare, faccio tutto te tanto. No, non ho capito sta domanda che fai. Cioè, la fai nel senso tre persone che umanamente ti piacciono o che ti hanno ispirato? Cioè, come funziona? Persone che... Spiegati. Che stimi. Che intervistiamo Sarin. Che stimi. A livello... Non stavo palpando. Non toccare il culo. Non sei ancora donna, hai già avuto problemi. Non mi toccare, hai visto? Ti porti avanti. Stavo chiudendo un cassetto, raga. Allora, sì, che, il cassetto. Che stimi l'ambiente tattoo, che potrebbe essere come disegnano, come persone, come progetti, come idea, allora, del tattoo, che persone che stimi? Punto. Allora, la Pinta Santa Maria. Ti nominerò un big, cioè un nome veramente che è fatto e finito, che sta spaccando tutto. Uno che lo sento vicino a me, come secondo nome. Uno smaller, e brutto, poi si offende magari. E poi ti nomino una donna per una sorta di par condition, dai. Ok. Che termine, che neologismo veramente fresco. Bene. Allora, il primo che ti devo nominare, perché sarei veramente, veramente falso non nominartelo, è la persona che nell'ambito stilistico che sto affrontando io come stile... Quante volte dico stile? Dello stile di casa. Stile. Si chiama stile lui. Non capito, è un monarca che sta dettando legge, secondo me, è Brando Chiesa.
è giusto che venga nominato, perché ha fatto tanto, sta facendo tanto, ha fatto tanto, tuttora sta, ogni tatuaggio che pubblica mette la postilla su dove gli altri si possono allargare. Io vedo solo Tanga. Sì, e in realtà, minchia... Ma non sei l'unico a averlo citato. Chi è? Anche l'altro ieri l'hanno citato. Sì. E non so se può uscire prima dopo la puntata, non so. Beh, però sì, l'hanno citato. Sì, è giusto citarlo. Potrei farti mille altri nomi, non c'entrava nulla col cartone? No, non è l'anime o il manga o il cartoon che fa. È il mood. Cioè, capito? È una roba che non c'è... Non arriva. Poi non è un personaggio. Ma sai che io alla fine si espone pochissimo e ha talmente tanta anima quello che fa. Nelle anime? Ha talmente tanta anima che tu lo percepisci che è un personaggio, ma alla fine non si espone. Sì, mette la sua fotina come tutti noi, però capito, è una persona... Ma un personaggio anche dietro, tipo vedi cosa che gli spondi, sì, che sì, mette, sì, esatto, come... esatto. È uno che secondo me ha una dedizione che molti si sognano. Cioè è un altro che è 24H con la testa lì. Anche se magari non tutti lo riescono a percepire, secondo me è un staccanovista. Chi mangia di questo so. Sì, 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 è un staccanovista di quelli pesanti. Secondo nome è... Ma bigger violento però l'hai detto, eh. Volevo dirlo. Cioè io manco penso che mi risponda, però okay. Io ci provo. Io volevo dirlo. Okay. Volevo dirlo perché mi ha ispirato e faccio cose, cerco di non guardare i suoi lavori ultimamente perché ha talmente carisma, magnetico quello che fa, che rischia di essere troppo capito, mi influenza troppo a fine che fai delle scopiazzate come tanti fanno adesso in Italia. Mi copia. Sì, 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 tutti copiano. Copiano. E secondo è un ragazzo giovanissimo di Roma. È maggiorenne? Sì. Gli chiederai il documento quando lo vedi, come l'entrata in discoteca, capito? Esatto. Uguale. È un ragazzo di Roma, fate a palleggio. Sì, sì, popo. Milano, no, Milano, così contraccambio anche a livello di karma il fatto che Gabri mi abbia citato. Gabri Ponte? Sì, lo conosci? Sì, sì, sì. I'm blue, devo dire, sono gli EFL. No, è Claudio Erzi. Perché non lo conosco? Perché sei vecchio, sei l'82. Era un assist, ci sta. Io, se stessimo all'ippodromo e se dovessi scommettere su un cavallo, scommetterei su di lui, perché è vero che ha gli albori e tutto, ma è veramente precoce, ha già uno stile preciso, una paletta sua di colori, le forme del disegno sono solo sue. Io noto che in lui c'è qualcosa di veramente veramente carismatico, è una bomba. Fa Neotrad, ti consiglio a chiunque di andare a cercare, andare a vedere cosa fa. Io, e poi a livello umano, lui ha questa forza del tatuaggio, e poi a livello umano mi trasmette una positività, una semplicità che si sta andando a perdere. Quindi lo nomino per questi due motivi, fortissimo e lo sento genuino. Okay. Cosa che poche volte succede in questo ambiente, ma in tutti gli ambienti della vita. Porca. È genuino. Nei ambienti artistici c'è più. Però, sì, ma cioè, se vai anche nel supermarket sotto casa mia. Sì, però canto, ballo, suono, foto, modelle, tattoo, sì. Cioè tanto più. Tanto troppo. Ostento. E terzo nome, ti nomino una ragazza. Questa volta torno in casa, cioè nomino delle mie zone di Milano, si chiama Happy Rabbi, sì, Rebecca, e che sta facendo un'evoluzione secondo me interessante partendo dal traditional, che già mettere nella stessa frase evoluzione traditional già spaventa, no? E è proprio quello, è interessante, io un occhio lo butterei, fa delle cose interessanti, e secondo me è giusto nominarla. Poi l'ho conosciuta di persona, è in gamba, è in gamba. Ce l'ho butto un occhio su... Sì, vai. Rebecca Natalicchio, Happy Rabbi. Ok, ce l'ho butto. Vai. Va bene, ringraziamo Steve per essere stato con noi. Ci ringraziamo. Bravo! Sei stato cosa? Anche fin troppo... Cosa? Pelato a chi? Ehi, pelato a chi? È stato anche fin troppo serio, sì. Cavolo, sì. Pensavi fossi più subito. Spessore. Pensa che ha detto, vengo lì, faccio casino, faccio il sereno. Invece poi sei arrivato. Ma no, sono me stesso, esatto. Sono così. Grande. Ciao. Bella. Compra Buffy Sereno.